Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catalano. Ciao a tutti e bentrovati a Cazzeggio Catabiotico. In questo episodio di Cazzeggio Catabiotico parleremo di un argomento informatico classico, stampante inkjet contro stampante laser. Quale scegliere? Allora, l'innovazione della tecnologia inkjet ha determinato la produzione di stampanti meno numerose, più rapide nella stampa, con una qualità espressa in dot per inch pari se non superiore alle laser. Ovviamente non tutte le stampanti inkjet sono uguali, molto dipende dalla testina di stampa. Se la testina di stampa è fissa, allora è incorporata nella stampante. I piccoli serbatoi dell'inchiostro del ciano magenta, giallo, nero sono solitamente separati, ma le stampanti che hanno tale tipo di progettazione, ossia la testina di stampa fissa, tendono a durare di meno, in quanto prima o poi la testina di stampa si romperà, l'inchiostro la ostruirà e si seccherà, rendendo vano anche il processo di manutenzione dell'autopulizia delle testine. Se invece la testina di stampa è rimuovibile, allora le cartucce sono incapsulate in tale hardware. Ogni qualvolta che il serbatoio dell'inchiostro si svuota, se non provvederete al riutilizzo degli stessi vani, riempiendoli ad esempio con dell'inchiostro tramite dei potenti siringoni, sarete costretti a comprare delle cartucce nuove o compatibili, le quali avranno sempre una testina di stampa nuova o seminuova e revisionata, che garantirà una maggiore vita utile alla stampante. Quali sono i vantaggi qualitativi delle stampanti inkjet moderne, anche diciamo quelle che hanno il prezzo entry level molto basso? Sono quasi tutte multifunzione, hanno cioè uno scanner integrato e possono lavorare come una fotocopiatrice, e possono essere collocate anche nella camera dei figli per le ricerche di scuola. Hanno vaschette ricaricabili separatamente per il colore, potrete probabilmente installare sia cartucce originali oppure cartucce compatibili. Di solito permettono l'uso di cartucce ricaricate meno costose di quelle originali, anche se a volte ci sono problemi con i chip che possono complicare la ricarica autonoma dei serbatoietti con i siringoni d'inchiostro. Hanno connessioni USB o wireless facilmente gestibili dall'utente, hanno però il difetto di avere, spesso, la testina di stampa fissa che riduce la vita utile della stampante. Se stampate sporadicamente, l'inchiostro tenderà a seccarsi nelle vaschette e in lungo periodo finirà per ostruire gli ugelli. Obiettivamente una stampante laser in bianco e nero oggi costa come una stampante inkjet, per cui a meno che non vi serva una stampante multifunzione per avere uno scanner, un fax e stampare fotografie, è sicuramente meglio optare per una stampante laser che comunque non è hardware scevro da difetti. L'hardware laser deve stare in un posto molto areato e non può stare in una cameretta da letto, è hardware cancerogeno. Il toner usato è un rifiuto speciale e va smaltito con cura, mettendolo dentro un sacco ben sigillato. Gli stampanti laser hanno il pregio di avere il costo a pagina minimo rispetto a qualsiasi altra soluzione di stampa. Le laser monocromatiche sono molto economiche, facili da usare, molto affidabili. Se stampate molto, le stampanti laser sono hardware più economico delle stampante inkjet. Se stampate poco e saltuariamente, le laser sono preferibili alle inkjet perché il tempo di inutilizzo dell'hardware nella laser non causa ostruzione al processo di stampa, a differenza di quanto accade nelle inkjet in cui può seccarsi l'inchiostro. Quasi tutte le laser printer permettono l'uso di toner compatibili o rigenerati, che sono più economici dei toner originali. Oltre alla connessione USB, le stampanti laser hanno connessioni Wi-Fi
e certi modelli hanno anche lo scanner integrato, diventando di fatto delle fotocopiatrici.